La sua storia è davvero antica. Era conosciuto dagli Egizi, dagli Assiri, dai Babilonesi, dai Greci e dai Romani. Un alimento essenziale per la salute, un elisir di benessere. È il miele, frutto del lavoro meticoloso delle api, delle vere e proprie sentinelle della salute dell'ambiente. Ve lo raccontiamo in questa puntata di AgriNet, il futuro in campo. Si stima che le api contribuiscano alla salvaguardia di oltre l'80% delle specie vegetali sulla Terra, garantendo così la biodiversità, che è fondamentale per la vita dell'uomo e degli animali. Occuparsi della salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente significa anche adottare pratiche agricole innovative e diffonderle al maggior numero possibile di agricoltori. Oggi ci troviamo nei Colli Euganei e da qui vi raccontiamo la storia dell'incontro tra una grande realtà agroindustriale e una piccola azienda innovativa che invita tutti a fare la propria parte nella difesa degli impollinatori e della biodiversità. Mi trovo con Manuela Polli, che rappresenta la sesta generazione di una grande azienda che è specializzata nella produzione di sughi, conserve, sottoli, sottaceti, e Manuela si occupa proprio del reparto della sostenibilità in azienda. Ecco Manuela, la cosa curiosa in cui vi siete anche cimentati è il tema della sostenibilità, decidendo di interessarvi particolarmente delle api. Cosa avete fatto? Sicuramente il tema della conservazione della biodiversità è un tema che oggi non possiamo assolutamente trascurare, neanche noi come azienda alimentare, per cui abbiamo deciso di associarci a questa startup molto innovativa che si chiama Bing per dare un contributo anche noi alla conservazione della biodiversità e in particolar modo al supporto delle api. Nel 2023 avevamo affittato 5 arnie per poi diventare quest'anno nel 2024 dei veri e propri apicoltori. Infatti siamo proprietari di un apiario che si trova vicino allo stabilimento di Lozzo a Testino. Tutto è nato nel 2010 quando il nonno Pietro, apicoltore, ha lasciato a Roberto una decina di arnie e da lì Roberto, oggi amministratore di un'azienda innovativa, ha iniziato il suo progetto legato alla tutela delle api. Roberto, cosa ti sei inventato? Abbiamo pensato come la tecnologia potesse aiutare le api, prima di tutto, quindi gli insetti, e poi gli apicoltori, quindi coloro che vivono del lavoro delle api, quindi vendendo miele, e che sono i primi diretti interessati che le api stiano bene, in salute, e che producano più miele possibile nel modo più naturale possibile. Quindi abbiamo iniziato a sviluppare vari prodotti tecnologici, sia innovativi nel design come quest'arnia, sia innovativi proprio a livello di tecnologia, quindi applicazioni, dispositivi digitali che potessero semplificare la vita delle api, ma anche dispositivi che aiutassero il lavoro degli apicoltori che ogni giorno si prendono cura delle api. Ecco, noi siamo vicino in questo momento, Roberto, a un esemplare particolare di arnia. Di che cosa si tratta? Sì, questa è una delle nostre arnie, una delle nostre invenzioni, possiamo così dire. Si chiama B-Box, è pensata per il mondo della città e diciamo con questo camino crea un design sicuro sia per le api che per chi ci lavora attorno. Le api in città, ma ovunque, volano di solito sui 4-5 metri d'altezza e quindi spesso alcune punture, alcuni scontri con gli animali o gli esseri umani che lavorano, girano attorno all'arnia, sono dovuti dal fatto che per scendere nell'arnia
planano, quindi come gli aerei, si abbassano fino ad arrivare alla porta d'ingresso, che nelle arnie tradizionali è a 20 cm da terra. Avendo invece questo camino alto, le api entrano nell'arnia da qua in alto e poi scendono nel camino fino a entrare nel nido, nel corpo centrale dell'arnia, e permette di estrarre il miele con un sistema che va a separare la zona cosiddetta del melario, dove loro mettono il miele, da quella del nido, dove oltre al miele la regina depone le uova. Noi pensiamo molto fortemente che i privati e tutti coloro che hanno voglia di fare apicoltura possono essere dei grandi alleati delle api, perché i privati hanno meno interesse che le api producano più miele possibile, hanno soprattutto l'interesse di osservarle, di difenderle, di lasciarle lavorare come se fossero libere, senza ansia di produrre più miele possibile, perché di solito l'obiettivo di un privato non è di venderle. Dall'altro è un tassello davvero fondamentale per noi che tutti quelli che si approcciano all'apicoltura, i privati in primis, studino, perché fare gli apicoltori, anche se si vuole farlo in modo hobbistico, non è banale, e quindi è importante le competenze. È il motivo per cui con Bing forniamo ai nostri clienti, siano aziende o privati, tantissimi corsi di formazione, l'affiancamento di apicoltori professionisti, perché bisogna studiare tanto per prendersi cura delle api. Roberto, quest'arnia è intelligente perché tu, attraverso dei sistemi innovativi tecnologici, puoi anche controllare dei dati. Sì. Puoi raccontare? Abbiamo pensato a dei dispositivi digitali che possono essere inserite sia in quest'arnia che nelle arnie tradizionali. Questo ne è un esempio. Questo è uno dei sensori che permette, collegandolo al telefono, di iniziare a vedere in tempo reale che cosa sta succedendo nell'arnia, e trasformiamo con i nostri algoritmi, con i nostri sistemi informatici, questi dati grezzi in informazione. Per esempio, questo sensore raccoglie la posizione GPS, quindi sa dove si trova l'arnia. In più raccogliamo dati, per esempio, la temperatura, l'umidità e il suono. Le api fanno un rumore, un brusio diverso a seconda di quello che sta succedendo. I nostri sensori quindi ascoltano i bzzz delle api e traducono queste frequenze in informazioni. Ci sono dei bzzz particolari che le api fanno quando muore la regina, ci sono altri suoni che fanno quando si preparano a sciamare, quindi sono diventate troppe e una parte va via per cercare una nuova casa. E quindi con questi dati, collegati con il telefono dell'apicoltore, si può appunto monitorare e sapere che cosa succede. Le api, diciamo che sono delle centraline attive. Ogni giorno dall'arnia migliaia di api partono in volo e vanno a cercare polline, nettare, quello che gli serve nei fiori, o acqua, vanno a bere banalmente, e riportano poi nell'arnia tutti questi ingredienti per produrre la loro cera e il miele. Analizzando questi ingredienti noi troviamo traccia di quello che hanno incontrato, quindi sia inquinamenti della città come le PM10 delle auto emesse dalle caldaie del riscaldamento, o i prodotti dell'agricoltura, i prodotti chimici utilizzati in agricoltura, che il corpo dell'ape è pensato per essere coperto di peli che fanno un effetto elettrostatico per trattenere il polline, ma lì rimangono anche alcune microparticelle dell'inquinamento. Quindi in tanti progetti che facciamo con le università e i centri di ricerca abbiamo modo di analizzare l'ambiente, la qualità dell'aria, studiando il miele e le api. Manuela, raccontami un po' della vostra lunga storia, perché sono circa 150 anni di storia. La Fratelli Polli nasce nel 1872 a Milano, seguendo l'impulso imprenditoriale di Fausto Polli, il trisnonno di mio nonno, che aprì una bottega alimentare in via Broletto. Nel 1919 invece l'azienda ha subito la sua prima rivoluzione industriale, ovvero a questo punto il nipote di Fausto Polli ha acquisito dal principe borghese uno stabilimento produttivo a Monsummano Terme in provincia di Pistoia, dove oggi abbiamo il nostro principale stabilimento produttivo. L'azienda ovviamente in questi anni ha subito tantissime evoluzioni e tantissime modifiche. Oggi è un'azienda da 190 milioni di fatturato, lavoriamo all'incirca 170 milioni di vasetti di conserve, di pesti, di tutti i nostri prodotti,
che devo dire sono accolti e apprezzati dalla California al Giappone. Abbiamo poi anche ottenuto dei importanti riconoscimenti, in particolare il riconoscimento del marchio storico nel 2020. Manuela, tra le tante vostre produzioni c'è anche il basilico, che viene raccolto, trasformato. Con quali attenzioni all'ambiente e alla sostenibilità? Per noi il basilico è un vegetale fondamentale, è un vegetale molto delicato, al quale noi poniamo molta attenzione. Innanzitutto noi lavoriamo solo basilico fresco italiano, quindi raccolto soltanto in stagione e lavorato nelle 24 ore dal raccolto. Questo ha consentito anche di ottenere, con la collaborazione della Buon Gusto, il nostro fornitore principale, la filiera certificata e controllata. È un aspetto fondamentale per garantire sostenibilità della filiera proprio e quindi anche garanzia di una qualità importante. Ci troviamo finalmente in un campo di basilico, siamo con Marianna Guerra che insieme alla famiglia conduce l'azienda agricola Il Buon Gusto e coltiva questa deliziosa erba aromatica. Marianna, quali sono le caratteristiche del basilico? Il basilico è una pianta erbacea della famiglia delle labiate, una pianta aromatica molto molto profumata, però anche allo stesso tempo è una pianta delicata perché risente di sbalzi termici, ama il sole, il clima secco, ma teme tantissimo l'umidità, i ristagni d'acqua. Infatti purtroppo questi possono causare malattie fungine tipo fusarium o peronospora, e proprio per cercare di combattere soprattutto la malattia dell'operonospora già da alcuni anni cerchiamo di seminare varietà tolleranti e grazie a queste varietà anche andiamo a ridurre l'uso di principi attivi, quindi di prodotti fitosanitari. Questo sempre nell'ottica della tutela anche della biodiversità. Esatto, esattamente. Infatti grazie alla riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci andiamo anche a risparmiare l'uso di acqua e di energia. Inoltre è già da qualche anno che parte dei nostri terreni li dedichiamo a prati fioriti. Cosa vuol dire? Vuol dire che seminiamo ad esempio la facellia, un fiore molto molto apprezzato dalle api e da altri insetti impollinatori, e con questo nel nostro piccolino cerchiamo di proteggere la sopravvivenza. Perché sono così importanti gli impollinatori e qual è la salute della biodiversità? Gli impollinatori sono fondamentali perché tantissime piante, tutte quelle che hanno fiori maschili e femminili, contano sulla natura per spostare il polline da una pianta all'altra e quindi per riprodursi. Per molte di queste piante il lavoro del vento o degli altri insetti come mosche, farfalle, che pure nel loro girare spostano il polline, non è sufficiente. Quindi affinché le piante si riproducano e quindi ci sia una ricchezza di biodiversità, serve il lavoro di tantissimi insetti. Tra questi le api mellifere, che sono appunto le api che producono miele, sono tra quelle che hanno l'impatto maggiore, perché vivendo in grossi sciami, in grosse colonie che gli apicoltori chiamano famiglie, hanno dei numeri molto importanti. Dentro ogni piccola cassetta di api ci stanno fino a 60.000 api. Quindi un numero così elevato permette di avere nell'area circostante un impatto di biodiversità e di impollinazione molto alto. Questi insetti oggi sono in grande difficoltà perché il clima sta cambiando, il cosiddetto antropocene, cioè l'era in cui viviamo, in cui gli esseri umani hanno con le loro attività hanno un impatto così importante sulla natura, sta cambiando le condizioni, e non è tanto il cambiamento in sé ma la velocità a cui avviene, quindi il cambiamento delle temperature, della conformazione dei luoghi geografici, naturali e delle città. È una sfida importante per gli insetti che cercano di adattarsi alla stessa velocità e non sempre ci riescono, come nel caso delle api. Eccoci pronti, agghindati per vedere le api dell'azienda Polli. Sono con Alberto Canton, l'apicoltore. Qui abbiamo l'apiario con 5 alveari. Alberto, cosa stai per fare? Cosa vediamo adesso?
Adesso è appena finito una produzione di miele proveniente da due fioriture principali, quella del castagno e quella del tiglio, quindi siamo qui per verificare la quantità che possiamo trovare nei singoli alveari, perché non sono mai tutti uguali, ed eventualmente per prepararci alla raccolta. Sollevo tutto il cassettino e sento già, questo ha un buon peso. Ogni alveare fa storia a sé, anche se cerchiamo di condurli tutti alla stessa maniera, di avere le stesse attenzioni, poi però sono organismi viventi e la variabilità è intrinseca. Questo è un miele che è a buon punto, come vediamo, in fase di maturazione, però è già arrivato a buon punto. È maturo quando ha una bassa percentuale di umidità e in quel momento le api lo sigillano la celletta con della cera, e in questa maniera il miele può durare per dei mesi. E la famosa ape regina dove sarà? L'ape regina di solito, cioè, è qui sotto. Noi attraverso una griglia che qui si può intravedere, attraverso questa griglia impediamo che la regina salga nel melario e deponga uova qui, in modo che il miele venga puro e non abbia cattivi odori, perché se viene immagazzinato in cellette che hanno avuto covata, poi prende dei cattivi sapori il miele. Questa è una tecnica che si usa da anni e anni, ormai è una tecnica acquisita a tutti gli apicoltori, sia professionali che hobbisti. E la regina si trova qui e depone costantemente uova, a seconda dei periodi di più o di meno. La si trova nei favi che hanno le cellette libere, dove quindi la regina può deporre l'uovo. Non abbiamo ancora trovato la regina. Eccola qua. Ecco la regina. È marchiata, si marca ogni anno con un colore diverso, con una ciclicità di 5 anni. Si marca per riuscire a vederla facilmente, perché è leggermente diversa. Questo è un color cuoio, sì. Non ha le striature. È una regina abbastanza facile da individuare. Alcune però sono striate, scure. E è meglio così, a colpo d'occhio la si vede. La si riconosce. Sì, la si riconosce. Alberto, come facciamo a capire che queste api sono in salute, stanno bene, l'ambiente circostante è sano? Sulla qualità dell'ambiente, diciamo, avendole seguite per alcuni mesi, sì, non ho notato morie, hanno avuto uno sviluppo anche buono durante la primavera. Questo vuol dire che ci sono risorse di nettare, di polline, e che i campi circostanti non sono contaminati da pesticidi. Uno dei problemi dei nostri ecosistemi antropizzati di oggi è quello, sì, dell'uso dei pesticidi in agricoltura, ma anche quello appunto dell'assenza di certe fioriture spontanee. Grazie a progetti come questo c'è molta più sensibilità per l'importanza che hanno le api nell'ecosistema e per la loro tutela. Ci troviamo ora nel cuore pulsante dell'azienda, lo stabilimento Polli, dove arriva il basilico fresco. Manuela, poi cosa succede al basilico quando arriva qua? Esatto, Francesca, qui arriva il basilico di Marianna. Qui lo carichiamo sulle linee, viene lavato, asciugato e finemente triturato, un po' come si farebbe a casa. Poi aggiungiamo gli ingredienti principali del pesto, formaggi italiani, olio extravergine d'oliva, pinoli selezionati, e andiamo a invasare, proprio a inserire nei vasetti il nostro pesto, che viene chiuso ermeticamente con la sua capsula e trasferito nel tunnel di pastorizzazione. Questo passaggio è fondamentale per garantire la shelf life, quindi la durata del prodotto idonea alla grande distribuzione, dove noi vendiamo i nostri vasetti.
Torniamo adesso al progetto delle api, un progetto che potrebbe essere seguito anche da altre aziende. Qual è il buon esempio che potremmo dare? Noi, ricordo, abbiamo deciso di sposare, diciamo, la causa delle api principalmente per una ragione etica. Ci teniamo a essere anche noi una parte contribuente della conservazione di questo animale importantissimo, che aiuta la biodiversità, che sappiamo essere un elemento fondamentale per la sopravvivenza degli ecosistemi dove noi ci troviamo. E quindi, secondo noi, anche aziende del nostro calibro, per non dire addirittura quelle più grandi, dovrebbero assolutamente confermare e sviluppare il proprio impegno nella conservazione di questi preziosissimi animali. Manuela, tra l'altro questa iniziativa è importante anche nei confronti dei consumatori, che acquistando i vostri prodotti diventano consapevoli di quanto sia importante essere attenti verso l'ambiente. Sì, noi cerchiamo sempre di comunicare al consumatore i progetti che mettiamo in campo. In particolare questa attività con Bing è comunicata attraverso il nostro bilancio di sostenibilità che abbiamo appunto rilasciato l'anno scorso, e poi anche su tutti i nostri canali di comunicazione, a partire dal sito web piuttosto che i comunicati stampa. Per noi è fondamentale che anche il consumatore si sensibilizzi a queste tematiche, perché se è vero che come azienda facciamo un qualcosa, è anche vero che siamo consapevoli del fatto che poi tutti noi nel nostro piccolo, anche a casa, diciamo, cerchiamo di aiutare l'ambiente il più possibile. Grazie Manuela, il nostro viaggio nella sostenibilità e nella innovazione termina qui, ma ora vediamo come se la cavano i più piccoli con questi temi. Oggi mi è piaciuta questa giornata perché ho imparato tante cose, a fare il vino e come nasce la PAC. Ho imparato che l'innovazione e la tecnologia aiuta molto le persone a lavorare nell'agricoltura. Scambio di conoscenze e generazioni a confronto in Basilicata. I piccoli della scuola primaria Ciancia di Francavilla in Sinni hanno incontrato i giovani dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura Fortunato di Sant'Arcangelo. Il motivo? Lavorare insieme sull'obiettivo numero 10 della politica agricola comune: promuovere e condividere le conoscenze e l'innovazione per costruire un'agricoltura, una silvicoltura e zone rurali intelligenti e sostenibili. L'agricoltura 4.0 è l'applicazione di tutte quelle metodologie innovative che sono state messe a punto negli ultimi 30 anni al fine di poter ridurre quanto più possibile l'impatto dell'agricoltura convenzionale che si è applicata fino adesso. Quindi si tende a fare degli interventi più mirati, che possono essere banalmente riassunti nel motto: fai la cosa giusta, nel momento giusto, al tempo giusto e nel posto giusto. Per un bambino, lo scambio generazionale delle conoscenze è di fondamentale importanza. Questo trasferimento di conoscenze è stato dimostrato che ha dei risultati opportuni dal punto di vista dell'apprendimento. Inoltre, il bambino è particolarmente attratto dal giovane anche per un'affinità e una ricerca imitativa del linguaggio. Imparare queste tecnologie dà una immensa possibilità alle nuove generazioni, perché il futuro, questo qua è il futuro, e quindi chi riuscirà a entrare in possesso di queste conoscenze oggi sarà sicuramente all'avanguardia, sarà più avanti rispetto agli altri, e sicuramente ci sarà possibilità di lavorare anche in maniera ben remunerata. Per me è importante studiare qui per imparare a valorizzare il nostro territorio e quindi anche trovare un lavoro appena si finisce la scuola in regione.